uffici pubblici, musei, ospedali e soprattutto trasporti. Il Portogallo affronta il quarto sciopero generale in due anni contro le politiche d'austerità decise dal governo di centrodestra in ossequio alle richieste della Troika. Nel tempo i toni si sono induriti: da una protesta contro le misure imposte in cambio di un credito salvastato, si è passati ai riferimenti alla rivoluzione dei garofani che mise fine alla dittatura nel 74 e ora i manifestanti chiedono anche le dimissioni del governo. Lo sciopero generale, dice una disoccupata, non è solo per dire che vogliamo un cambio di politica, vogliamo anche un cambio di governo, perché questo è morto, questo è il colpo di grazia ai giovani e al paese. Manifestazioni sono previste in giornata in tutti i centri principali, nei quali il traffico rischia di essere paralizzato dal contemporaneo fermo dei trasporti pubblici. Secondo i sindacati, le politiche di rigore non sono la soluzione. Il paese è in piena recessione, la disoccupazione non cessa di aumentare, il debito pubblico ormai è superato il 120% del PIL.